Svolta nel delitto della neonata di Rocca Piemonte, morta dopo essere precipitata dal secondo piano dell'abitazione dei genitori, il GIP ha respinto la richiesta del pubblico ministero delle misure cautelari e ha rimesso in libertà il padre della bimba per assenza di gravi indizi di colpevolezza. L'uomo, assistito dagli avvocati Michele Tedesco e Antonio Lauro, ha respinto ogni tipo di responsabilità e tornerà libero. Al vaglio degli inquirenti la posizione della madre. Intanto Rocca Piemonte ha dato il suo commosso addio alla piccola nella chiesa di San Giovanni Battista, toccanti le parole del vescovo della diocesi di Nocera Inferiore Sarno, Giuseppe Giudice. Arrivederci Maria, penso e spero che un giorno ci rivedremo in paradiso e tu ci racconterai che cosa è successo in quel volo tra il cielo e la terra e tra la terra e il cielo. A lutto e sotto shock l'intera comunità di Rocca Piemonte. Troppo il comune di Rocca Piemonte, siamo tutti scioccati. È una cosa fuori del normale. Non ci sono parole, meglio star zitto. Ognuno il dolore lo porta per sé. Cante vedere questa bara bianca. Sì, è vero, non ci sono parole, nemmeno commenti, niente. Ci sono persone che aspettano i bambini e poi vedi che succede. Ma non bisogna giudicare perché non sappiamo, è pietà e cosa, perché anche la mamma non pensa che avrebbe fatto una cosa del genere, ma il papà pensa che è successo. Preghiamo, ma non giudichiamo in questo momento. Sono persone da non giudicare, quindi non siamo noi a giudicare, ma c'è il Signore che giudica e vede. Io prego anche per la mamma in questo momento. Come una figlia, non ci sono parole. Io ho avuto il figlio alla scuola che faceva la bidella. Non ci sono parole. E qualcosa è successo, qualcosa di immaginabile, una tragedia grande. E non bisogna giudicare.